Buongiorno, ve l'avevamo annunciato, un giorno attesissimo quello di oggi per praticamente tutta Mantova, in particolare per Fiera Catena, per i suoi abitanti. Quella che è iniziata da pochi minuti e che vedete alle mie spalle è la famosa attesa demolizione di quello che ormai veniva definito il magone di Fiera Catena, oppure lo scheletro, questo grandissimo immobile di cemento armato che era qui da tantissimi anni, qui lasciato incompiuto, un edificio fatiscente che tanti problemi ha creato sul fronte della sicurezza, sul fronte igienico-sanitario. Il sindaco Mattia Palazzi nel 2015 aveva detto: proveremo a buttarlo giù, e questo bisogna dire che è un traguardo importante della sua amministrazione. Oggi ovviamente il sindaco Mattia Palazzi era qui in prima linea a seguire i lavori di demolizione, con lui gran parte della giunta. Andiamo a sentire dunque che cosa ci ha dichiarato. È una giornata storica, sì, perché non so, sono 20 anni che questo mostro è qui, che blocca la visuale alle case, che deturpa l'area, e ci avevano detto che era impossibile. Quando abbiamo iniziato a lavorare per espropriarlo, per buttarlo giù, cercare i soldi, la prima comunicazione che avevo dato, la risposta era impossibile. Questa è stata la risposta. Invece no, questo dimostra che quando si lavora sodo ci si mette tenace e impegno. Grazie al lavoro di una squadra, gli uffici, tutti i settori, i tecnici, ovviamente la giunta, il consiglio comunale, la maggioranza del consiglio comunale, perché ricordo che solo la maggioranza ha votato a favore dell'esproprio e dell'abbattimento, ma quando si fa questo si riescono a ottenere risultati. Oggi sono felice, siamo felici, perché togliamo da un'area importante della città un elemento di degrado, la riqualifichiamo, e qui ci sarà una piazza verde di fronte a una palestra per la scuola e per tutti i cittadini. Abbiamo fatto il ponte, si stanno completando le ciclabili, insomma torna il bello dove c'era il degrado e funzioni per i cittadini. Fiera Catena, che per secoli è stata uno dei centri propulsori di questa città, torna finalmente a vivere? Assolutamente sì, questa è un'altra cosa importante. Le città non sono destinate a rimanere come le troviamo, neanche le città storiche, neanche una città UNESCO come Mantova. Io, che credo che sia un valore ovviamente l'UNESCO, un valore, una città patrimonio dell'umanità, ma questo non significa che non si possono cambiare, che non si può ridare vita dove c'è il degrado, abbattendolo, riportare funzioni commerciali, funzioni produttive, funzioni culturali. Le città hanno bisogno di riappropriarsi e di riportare al centro servizi, e noi è quello che stiamo facendo. Qui ci sarà una scuola per quasi 900 studenti, è del tutto evidente che qua attorno apriranno attività, bar, cartolibrerie. È altrettanto evidente, qualche giorno fa hanno fatto le aste degli appartamenti sopra la Conad, erano anni che non si vendevano. Non è un caso che le abbiano venduti nelle ultime aste, e tutto questo produce anche un salto e una crescita. Non è un caso che la città abbia in questi anni circa 1100 residenti in più, è perché quando la città torna a curarla la gente torna a viverci. Ed erano davvero tanti, troppi anni che questo magone era qui in mezzo a Fiera Catena, lasciato incompiuto. Pensate, era stato costruito, era stato innalzato nel 2004, e da allora era rimasto sempre qui in queste condizioni precarie, fatiscenti. La demolizione, che è iniziata oggi, durerà all'incirca un paio di mesi, poi ci vorranno 6-7 mesi per realizzare e completare la Piazza Verde. Recuperiamo un'area di assoluto degrado, e al posto di questo magone verrà una bellissima piazza con un giardino, quindi recuperiamo uno spazio abbandonato per trasformarlo in uno spazio fruibile da parte di tutti i cittadini. Sarà un'opera bellissima. Dall'altro lato della via proseguiranno poi i lavori e realizzeremo una palestra. Assessore Murari, lei è assessore alla rigenerazione urbana, queste due parole che magari sono anche un po' difficili da capire, oggi però si capisce, invece siamo di fronte a un'operazione di grande rigenerazione urbana. Sì, è così, siamo molto felici perché in questi anni abbiamo messo la lotta al degrado al centro della nostra attività amministrativa. Mantova è una città in cui, soprattutto nei quartieri, ma anche in spazi centrali come appunto Fiera Catena, sono rimasti tanti lasciti di una stagione espansiva che, quando ha incontrato la crisi economica, ha lasciato questi scheletri incompiuti e che rappresentano all'interno dei quartieri degli elementi di degrado, di insicurezza, di sporcizia, e quindi che hanno un impatto sulla vita quotidiana dei residenti molto forte. La rigenerazione significa aggredire il degrado
degrado, le demolizioni sono fondamentali e riportare la vita, la qualità urbana, gli spazi pubblici. Bene, qui da via Grayson per il momento è tutto, la demolizione come vedete continua, continuerà per i prossimi 2 mesi. Arrivederci.